Buonasera. Bene, stasera andiamo a fare dei gamberoni un po' fantasiosi. Ci divertiamo un pochino. Abbiamo preparato delle zucchine grigliate, dei peperoni arrostiti. Adesso prepariamo anche delle scarole ripassate e degli asparagi. Abbiamo già smollettato degli asparagi. Vediamo un pochino come gestire le cose. Abbiamo preso una bella padellina, un pochino d'olio. Aglio e cominciamo a fare qualcosa. Appena un pochino di... Ciao Salvatore! Il peroncino. Ciao Laiza! Tutto bene? Le nostre acciughine preziose. Benissimo. E qui andiamo a fare le nostre scarole. Ciao Alder! Prendiamo le nostre cucchiarelle. Cominciamo a stufare. Ecco qui. Poco sale, che abbiamo già messo la spugina, abbiamo iniziato delle cose molto favorite, quindi non abbiamo bisogno di molto sale, se no viene troppo sale. Ok. Grazie Edoardo, sei molto gentile. Allora, abbiamo qui dell'uva passa, noci, finori ed olive ed andremo ad aggiungere alle nostre verdure, alla nostra scarola. Ecco qui. Pochi minuti e abbiamo fatto. Allora, cominciamo con un'altra padella, accendiamo un altro fuoco. La solita base. Ecco. Ecco qui, un pochino di savoia. Siamo veloci, veloci nella preparazione, non ci vuole molto. Ecco, le nostre verdure sono già stufate. Ciao Edoardo! Ecco. Bene, eccoli qua. Abbiamo stufato le nostre verdure. E le mettiamo da parte. Siamo già pronti con un bel piatto da portata. Ciao Rick, salutami Chicago, qui ci stiamo a Roma. Mettere già posizionate. Ecco qui, abbiamo messo qui le nostre verdure e dopo vedremo cosa andremo a fare.
ci metteremo gli asparagi. Ciao Valentina! Va bene? Ok, qui possiamo mettere già i nostri gamberoni, alcuni, non tutti, e gli altri li faremo in un altro modo. Ok. Benissimo. Qui prepariamo un'altra base. Abbiamo sbollentato gli asparagi, la parte della punta ce la non troppo, mi raccomando, bambini di ciao Giuseppe. Il gambo l'abbiamo fatto a pezzettini e andremo a rosolarlo in padella. Li andremo ad avvolgere nel lardo di colonnata. Vi assicuro che sono uno spettacolo. Mettiamo il lardo e la punta dell'asparago. Adesso con le zucchine faremo dei nidi nel quale andremo ad adagiare i nostri gamberoni. Poi dopo faremo sopra una grattatina di
scorcio di limone, liberando il profumo. Allora, sulle zucchine le abbiamo condite con dell'olio extravergine e della mentuccia, un pochino di sale. Le abbiamo grigliate prima e dopodiché le abbiamo condite. I peperoni arrostiti, facciamo un video anche con questi, semplicemente abbiamo arrostiti e poi conditi con olio, sale e basilico. Quasi pronti. Anche qui finiamo con un po' di vino bianco. Vedete, abbiamo adagiato i nostri gamberoni sulle nostre verdure. Ora, una cosa importante è questo sughettino qua che andremo a mettere sopra. In questo modo si saporirà il tutto. Eccoci qua, adesso facciamo rosolare per bene, prendiamo il bene il vino, per ultimo metteremo un po' di pecorino, che darà quel tocco in più, sarà appena al piatto. Siamo in dirittura creativo. A questo punto possiamo spegnere, vedete, si è sfumato il tutto. Qui abbiamo un po' di pecorino romano, benissimo, ed andiamo a fare in questo modo. Abbiamo messo un po' spento e saltiamo. Anche queste sono pronte. Come vedete, abbiamo fatto veloci veloci, in pochissimo tempo,
siamo riusciti a gestire il tutto. Ora daremo gli ultimi tocchi al piatto. Come vedete è bello colorato. Ecco qui. Eccoci, siamo pronti. Ecco il nostro piatto. Non ci resta solo che degustarlo. Come vedete, in pochi minuti abbiamo preparato un buonissimo piatto. Bene, per stasera è tutto. Ci vediamo alla prossima ricetta. Un bacio e un abbraccio a tutti quanti. Buona serata a tutti.